Ciao a tutti e benvenuti a Solo Chocokin e Zed Boom Unboxing. Yeah! Dopo la mega review del Goldrake GX76 SP Anime Color e della mega battaglia di vari veicoli, finalmente oggi andremo a vedere il GX73 X3, cioè tutti i veicoli di Goldrake Grandizer in un box unico. Ma prima di iniziare, una notizia proveniente dalla Tameshi Nation 2024 che si è tenuto in questi giorni a Tokyo con la presentazione di Grandizer U per la serie Solo Chogokin. È un set con tutti i veicoli in un box unico sempre per Grandizer U. E abbiamo visto anche un'immagine con un nuovo Mazinga Z. Sì, un altro Mazinga Z Kakumei Shinka! Watta al nostro portafoglio! Come avevo detto nella review del GX105, Mazinga Z Kakumei Shinka Watta, quel Mazinga è dedicato alla prima parte della serie, mentre questo nuovo Mazinga Z GX117 è dedicato alla seconda parte della serie, quindi avremo il Jet Builder e gli Iron Cutter e una nuova articolazione delle braccia per le punte d'acciaio. E alla faccia del GX105 Mazinga Z, il Mazinga Z perfetto! Ovviamente nessuna basetta anche qui, perché nessun modello Kakumei ha una basetta. Questo include anche il grande Mazinga in uscita a fine mese. Ma andiamo ad aprire il GX76 X3! Grandizer Go! GX76 X3 Grandizer. DC, tutti i veicoli in un set solo. Esclusiva Tameshi Nation Web. Quindi box marrone, ma andiamo ad aprirlo. Ovviamente sarà un po' da tagliare. Eccolo qua, mega box. Ma andremo a fare il confronto con gli altri modelli più avanti. Abbiamo i tre piloti sulla sinistra e tutti i veicoli al centro e destra. Ricordo, è un DC, appunto, Solo Chogokin Grandizer DC Spacer Full Set GX76 X3 Grandizer DC Full Set. Logo UFO Robot Grandizer, logo dell'anime, logo Tameshi Nation Web, logo Tameshi Nation e logo blu di Bandai. E qui un altro logo con Quality, logo del Quality. Ok, come dicevo, è un DC, quindi è la classica immagine DC come tutte quelle che abbiamo amato, e recentemente abbiamo visto appunto il GX76 SP Anime Color, immagine bellissima. Le altre immagini, di solito avevamo Grandizer sulla sinistra e i piloti sulla destra, e invece su questo full set abbiamo i piloti e i veicoli, e non c'è traccia di Grandizer. Ok, sopra abbiamo il nome e un'immagine nel background di Grandizer Goldrake con Goldrake 2 o Spacer Double Spacer, e qui abbiamo lo Spacer. Sotto abbiamo Grandizer, appunto il nome, e come immagine di sottofondo abbiamo Grandizer Goldrake con la trivella spaziale Drill Spacer, e qui invece
abbiamo il delfino spaziale in background. Delfino spaziale in background. Destra, sinistra. Allora, a sinistra abbiamo l'estensione dell'immagine che è Alcor Koji, ma andremo a vederla dopo, la apriremo, e dall'altra parte appunto le immagini che avevamo sopra e sotto, appunto Goldrake con la trivella spaziale e il delfino spaziale, Goldrake col Goldrake 2 e con lo Spacer. Giriamo il box, tra l'altro immagine molto bella, molto bella. Giriamo il box e cosa ci troviamo? Un sacco di immagini, è appunto lo Spacer. Come potete vedere già qua nelle immagini, questo set è dedicato al GX76 e non al GX76 SP come molte pubblicità hanno dichiarato. Qui vediamo palesemente il GX76 e non l'SP version di Goldrake. Comunque abbiamo il disco, lo Spacer, e appunto dicono che potete ovviamente inserire il vostro modello Goldrake 2 e stessa immagine il TFO di Alcor Koji Rio la trivella spaziale e il delfino spaziale, e qui con gli vari agganciamenti, e qui sul display tutti i veicoli assieme e basta. Andiamo a fare una comparazione prima di aprirlo con gli altri box, se abbiamo spazio, perché i vari box sono immensi. Allora, partiamo con il box di del Space GX76X, che come grandezza è uguale al nuovo box, mentre come profondità è un po' più piccolino. Quindi se il GX76X era un box immenso, come già avevo fatto vedere confronto a confronto del GX04, questo GX76X3 è mega galattico. Comunque abbiamo visto le dimensioni, vediamo se riesco a far vedere la differenza. E appunto, come dicevo, il vecchio modello aveva sulla sinistra l'immagine di Grandizar e sulla destra il pilota. Devo dire che Bandai non ci ha speso troppo tempo su questi su questa confezione, perché ha ovviamente riutilizzato la stessa immagine di Koji qui sopra ai piloti, che in teoria dovrebbero essere gli altri, l'altra immagine del, come faccio vedere adesso, del modello GX76X2. Eccola qua, esattamente la stessa immagine, come la stessa immagine del delfino spaziale e stessa immagine del TFO e del Goldrake 2 e dello Spacer. Ovviamente l'immagine sembra diversa, ma in realtà è la stessa immagine anche questa, solo ruotata leggermente per dargli un'impressione che è un'immagine diversa, ma i riflessi sono esattamente gli stessi, quindi l'immagine è esattamente la stessa. È stata
una scelta un po' così. Un'altra differenza è la scritta del UFO robot. Vediamo se riesco a farlo vedere. La scritta UFO robot sul GX76X3 Grendaid Zero è gialla, mentre in modelli precedenti, nel X e X2, era arancione, mentre UFO robot era gialla, e adesso è UFO arancione e robot bianca. Stessa cosa avevamo nel GX76X2. Andiamo a aprire questo set. Come già si è intuito, i modelli saranno esattamente gli stessi. Ma per dovere di cronaca andiamo ad aprire il tutto. Anzi, l'ultima cosa, giustamente volevo fare vedere quanto Bandai ha fatto poco per questo modello, e farvi capire che i modelli sono sempre gli stessi. La immagine laterale, ecco l'immagine laterale dell'X2, abbiamo Golderick scalato, ma con Golderick 2 e il l'UFO, praticamente lo stesso, sono le stesse immagini riposizionate diversamente. Questa del GX02 e il GX01 era, e 02 la stessa cosa. Vedete, il delfino spaziale è qui, e qui Grendaid Zero con la trivella spaziale qua. Ovviamente un po' cambiata. Dietro le immagini principali sono esattamente le stesse, e anche queste esattamente le stesse. Quella aggiunta è stata questa qua. Andiamo ad aprirla, andiamo ad aprire il box, la apriamo da questa parte così vedremo anche l'immagine per intero. Modello aperto, andiamo a vedere l'immagine, che comunque è sempre una bella immagine. Ecco l'immagine qua per intero. Come dicevo, c'è l'estensione della spalla di Koji e niente più. Comunque, ripeto, questi DC secondo me sono, hanno le confezioni più belle in assoluto. Andiamo a rimuovere gli oggetti. Ecco qua, abbiamo le nostre, il nostro libretto con le nostre istruzioni, i tre veicoli. Uno, due e tre. E l'UFO e la basetta. Ecco qua. Ovviamente partiamo subito dal manuale, dal booklet. Ecco qua. Allora, booklet, wow, tantissimi modelli, ma devo dire il booklet è molto piccolo. Copertina, immagine di Goldrake, che sulla confezione non c'è traccia, ma è la stessa immagine. Ecco qua, GX76X3 e GX76X. Immagine un po' più contrastata, ma cambia i colori del logo, ma l'immagine è praticamente la stessa. Andiamo a aprire. Dentro abbiamo gli studi preparatori, gli stessi che avevamo dentro all'altro modello. Eccoli qua, stessi studi preparatori,
dall'altra parte abbiamo gli studi preparatori, stesse immagini preparatorie che avevamo nel GIG76X2, eccole qua, stessi studi preparatori. E niente, questo è tutto. L'immagine di quarta di copertina, che è la stessa immagine che avevamo nel box, e nient'altro in questo misero booklet, devo dire proprio misero booklet, specialmente che avevamo tutti i veicoli assieme. Si poteva aggiungere qualcosa di più interessante. Andiamo alle istruzioni, che sono due. Partiamo con questa qua, che appunto dice GX76X3, che praticamente sono le stesse istruzioni. Non ve le faccio vedere, ma sono esattamente le stesse istruzioni che erano nel GX76X, esattamente le stesse istruzioni. E qui abbiamo ancora le stesse istruzioni che avevamo nel GX76X2, proprio paro, niente di più. Qui qualcosa è diverso, il questionario, abbiamo messo un questionario, però le regole, le istruzioni, il manuale d'uso, direi, è esattamente lo stesso. Qui c'era scritto GX76X2, mentre qui non c'è traccia ovviamente di questo, ma continuazione delle altre istruzioni. Passiamo ai veicoli. E abbiamo i veicoli. Partiamo dallo Spacer. Abbiamo lo Spacer appunto da montare. Nulla è cambiato. Possiamo ovviamente aprire le nostre alette come avevamo nell'altro. Ci sono le alette da montare. E da aprire per fare inserire il nostro Grand Izar. Ecco qua. Bandai Spirit Made in China. Nulla di diverso. Andiamo a fare un confronto con l'altro Spacer. Questo non montiamo le alette. Ecco qua il mio vecchio, direi, GX76X, e invece abbiamo l'X3. Qui abbiamo mio X vecchio con il GX76SP, e devo dire i colori sono esattamente gli stessi, nulla di diverso.
in questo modello. Stessi colori. Dicevo che potevano aggiustare questa mancanza qua, una copertura per il nostro modello, ma invece non è stata fatta. Comunque, si apre per inserire il nostro modello. Bisogna, come ho già fatto vedere, bisogna inserire un paio di parti per farci stare il modello, cioè la copertura, che è questa qua. Abbiamo le varie armi, l'UFO CFO, che è esattamente lo stesso, e dobbiamo aggiungere questa parte qua, questa mutandina, al nostro modello per farlo inserire dentro all'UFO. UFO esattamente uguale, nulla di diverso. Andiamo dietro, la colorazione è la stessa, nulla di diverso. UFO bello grande, molto bello. Ovviamente ci sono le due parti da inserire. Qui abbiamo il display, che è lo stesso, e vedete che ci sono anche le mani del GX76 e la mutanda extra per mettere il Goldrake 2 sul display. Quindi questo set è assolutamente uguale al vecchio. Questo è parte display per mettere il vostro modello sopra, può essere inclinato se volete mettere il modello un po' più dinamica. Ma il modello è esattamente lo stesso. Andiamo a vedere l'UFO di Alcor, il vecchio contro il nuovo. Praticamente lo stesso, niente di diverso. UFO! UFO! キリサケイカリのダブルハーケン戦えグレンダイザーもう許せない果てない暗さの宇宙空間今こそグレンダイザー光を灯せ地球の緑の若葉のためにただ一輪の花のためにデューク・フリードは命を懸ける
グレンダイザーゴー、宇宙の王者グレンダイザー。andiamo avanti。Allora, abbiamo detto che abbiamo qua le varie armi. Questo è il piedistallo da mettere sotto all'UFO. Questa è la parte da mettere sotto l'UFO per metterlo sul piedistallo. Goldrake 2. Mettiamo a confronto Goldrake 2 esattamente uguale al modello vecchio. Il mio è un po' più lento, questo qua è il modello vecchio. Comunque girano queste le ali, possono direzionare esattamente uguale. I colori sono esattamente gli stessi, niente di diverso. Ricordiamo che si può piegare per la fase di atterraggio, oppure bisogna staccare e inserire la parte più corta per inserirlo sul modello, esattamente come il modello vecchio. Aprire qui e inserire, aggiungere una parte extra per farlo inserire nel vostro Grandizer. Anche questo Goldrake 2 è esattamente uguale. E bisogna inserire la lama ciclonica così. Avete visto la battaglia dei veicoli, video che ho fatto tra il GX76 contro il GX04, ve lo consiglio vivamente, che vi parlerà di tutti i dettagli. Questo modello e dello 04. Allora, andiamo a vedere i colori. Anche qui colori, modello esattamente lo stesso, nulla è cambiato, nulla di diverso. Praticamente Bandai ha ristampato gli stessi veicoli, non cambiando assolutamente nulla. C'è una leggermente una leggera articolazione. We'll be right back.
bella spaziale, tutta di plastica ovviamente, come già avevo detto. Un po' un gioco qua di estensione, leggero. Tutto plastica, cingoli, plastica, mobili, l'aggancio da tirare su per connessione col Goldrake, l'apertura qua per l'agganciamento col Goldrake, abbiamo i vari, queste missili qua laterali che si possono togliere e inserire, le altre trivelle davanti, abbiamo le trivelline piccoline o le trivellone grandi, qui c'è scritto destra sinistra, ecco qua, trivelloni grandi e trivelloni piccoli. Facciamo un confronto con quello vecchio, cioè GX76X2, e come potete vedere è praticamente lo stesso, stessi colori, stessa funzionalità, tutto esattamente lo stesso. Il modello vecchio aveva Bandai Spirit qua sulla sinistra, mentre quello nuovo non ce l'ha più. L'unica differenza, devo dire. Per il resto è esattamente lo stesso modello. UFO! UFO! Sake ikari no double haken tatakae grandiza o yurusenai hatenai kurasa no uchuu kūkan ima koso grandiza hikari wo tomose chikyū no midori no wakama no tame ni no hana no tame ni yuku furido wa inochi o kakeru grandiza go uchuu no hocha grandiza. Ecco il set completo, potete metterlo così, ma ovviamente con il Goldrake avete più spazio per disporre meglio i vostri veicoli. Eccoci ai commenti finali del GX76X3 Spacer Full Set. Ho letto e sentito nel web che si parlava dei veicoli fatti apposta per il GX76SP al Mecolo, ma posso assicurarvi che non è affatto vero. Praticamente abbiamo in un box unico GX76X e il GX76X2, che da questi ultimi non differenzia praticamente nulla di importante, giusto cose molto secondarie, cioè alcune scritte sul box, sulle istruzioni e sui modelli, ma che non tolgono o non danno nulla in più a questi modelli. Comunque Bandai lo aveva già fatto, cioè racchiudere tutti i veicoli in un box unico con il GX04, cioè il GX04S Perfect Set King of the Space, ma in quel set c'era anche ovviamente il Goldrake, in questo no. Comunque, tornando a questo modello GX76X3, c'è stata una grande occasione mancata da parte di Bandai nell'aggiustare lo spacer, perché visto da sotto, quando è agganciato con Goldrake, si vede troppo robot,
ma questa cosa non è stata aggiustata perché sono esattamente gli stessi vecchi veicoli. Quindi io vi riporto ad una recensione che avevo fatto un mese fa, cioè la mega battaglia tra veicoli del GX76 e del GX04, perché quella praticamente era la vera recensione anche per questo set. Bandai ancora una volta ha riciclato e colto l'occasione di rimettere sul mercato in edizione limitata, grazie all'uscita del Goldrek GX76 SP Anime Color, i veicoli del GX76. Ripeto, non sono i colori Anime Color, anche perché comunque i colori erano abbastanza simili a quelli dell'anime, qualche sfumatura diversa e nulla più. Per il prezzo di 25.000 yen, 280 dollari neozelandesi, 150 euro, contro i prezzi dell'uscita del GX76X e del GX76X2 di 24.000 yen, direi che il prezzo è rimasto inalterato. Una minima differenza di 1.000 yen, cioè 6 euro o 10 dollari neozelandesi. Questo set ovviamente lo consiglio a tutti quelli che non avevano gli altri due set, ovviamente, anche perché comprare gli altri due adesso abbiamo prezzi ben diversi e quindi con questo si dovrebbe risparmiare un po', e per tutti gli altri si può benissimo passare oltre. Comunque la combinazione Goldrek GX76 SP e Spacer, anche tratto da questo set, può dare molte soddisfazioni e divertimento, come questo video che ho fatto, cioè la riproduzione in parte della sigla iniziale di Goldrek. Yuke, yuke, yuku furi to tobe, tobe, grandaiza, daichi to umi to aozora to tomo to chikatta kono hei wa mamori mo kataku tachi agare chikyu wa konna ni chisai keredo seigi to ai to de kagayaku hoshi da mamore mamore mamore. Prima di tutto ci sentiamo al prossimo unboxing, che sarà il grande Mazinga GX111 Kakumei Shinka Watta! Sempre qui a Solo Chokukin e Zed!